Ciao, oggi sono qui per raccontarti questa storia di un'abitazione con radiatori e 400 metri quadri da riscaldare, con una pompa di calore da 45 kW. Eccoci qui. Sono qui per raccontarti la storia di questo cantiere. Oggi abbiamo fatto il collaudo. Questa è la pompa di calore che dista 80 metri dalla centrale termica. È una soluzione, come vedi, monoblocco, ovvero da questa macchina viene prodotta acqua calda, acqua tecnica calda, che viene portata in centrale termica. Sono state utilizzate delle tubazioni da teleriscaldamento DN50 con diametro esterno da 60, opportunamente dimensionate per tutta questa linea. Poi è stato tracciato il percorso e interrato, e è stato tagliato anche un piazzale con dei sanpietrini per poter far passare la tubazione sottoterra e non vedere nulla dall'esterno. Come vedi, è una soluzione quasi industriale perché la casa è piuttosto grande e soprattutto stiamo lavorando su radiatori. È stata realizzata una base in acciaio fissata al muro esterno, quindi è stato fatto veramente un lavoro certosino da parte del cliente. Non prendere paura qui e nemmeno in centrale termica, perché le tubazioni non sono ancora rivestite perché siamo ancora in fase di cantiere. Infatti per le prossime settimane si andrà a visualizzare se ci sono microperdite di acqua e una volta verificato che tutto sia funzionante verranno rivestite e sarà tutto omogeneo. L'abitazione è realizzata su due piani, sarà servita la pompa di calore anche per la piscina. Entrambi i piani sono riscaldati con radiatori. È stata fatta un'opportuna analisi di fattibilità per capire se riescono a lavorare con la pompa di calore. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. A differenza delle pompe di calore che sei abituato a vedere nei miei video, questa ha il ventilatore con asse verticale, cioè l'aria viene espulsa verso l'alto e non di lato. Questo perché? Perché l'evaporatore, in questo caso sono due evaporatori diagonali, messi in obliquo, l'aria entra di lato e viene espulsa verso l'alto. È il classico principio per le macchine industriali, quindi le macchine di grossa potenza. Bene, adesso ti porto in centrale termica per farti vedere come è stata realizzata. Considera che comunque è una centrale termica piuttosto importante date le dimensioni dell'abitazione, e ti racconto come è stato finito l'impianto. Ciao, eccoci qui in centrale termica. Allora, come ti dicevo, arrivano le tubazioni da teleriscaldamento da quel foro lì, era una ex finestra, tubazioni DN50, quindi un diametro di 60 esterno, ben coibentate. L'installatore partner ha messo due diseratori perché, essendo la linea molto lunga, 80 metri, come ti accennavo, la possibilità di formare bolle d'aria è molto facile, quindi l'importante è sfiatare l'impianto in maniera automatica, senza che l'installatore debba uscire più volte per togliere l'aria. A questo punto la pompa di calore va a lavorare su un puffer da 800 litri. Un puffer di acqua tecnica viene utilizzato in questo caso solo per riscaldamento, ma potrebbe essere utilizzato anche per raffrescamento. Ma l'impianto, non essendo così predisposto, lavora solo in riscaldamento. E questo è il circolatore che fa girare l'acqua tra la pompa di calore e il puffer. Il tutto poi controllato a livello elettronico dalla centralina. Non ti ho detto che l'acqua sanitaria in questo caso viene preparata con una pompa di calore a parte. È una pompa di calore da 450 litri che produce solo acqua calda sanitaria, eruga 4 kW termici e assorbe 1 kW elettrico. Perché così grande? Perché la casa è da 400 metri quadri, quindi ci sono molte tubazioni, la linea è molto lunga, il fabbisogno di acqua è notevole e quindi ci servono 450 litri. Mandata dell'acqua calda verso l'impianto, entrata dell'acqua fredda dall'acquedotto con vaso di espansione adeguatamente dimensionato. In questo caso, essendo già presente prima un solare termico, è stato sfruttato per riscaldare l'acqua gratuitamente quando il sole c'è, è presente, e quindi sfruttare al massimo anche l'energia solare, visto che era già presente. Anche questa macchina è online, quindi è possibile controllarne i consumi e il funzionamento da remoto senza dover venire per forza in cantiere. Le tubazioni dell'aria sono notevoli perché questa macchina lavora 900 metri cubi di aria all'ora, cioè vuol dire che in ogni ora passano 900 metri cubi di aria qui dentro e escono. Vengono prelevati dalla centrale termica perché la centrale termica è un luogo piuttosto caldo, quindi viene sfruttato il calore della centrale termica per
in parte riscaldare l'acqua sanitaria. Bene, con questo è tutto. Se anche tu hai un caso simile dove vuoi togliere la caldaia per passare completamente in pompa di calore e quindi staccarti dal gas, scrivi nei commenti qui sotto. E come sempre, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ci vediamo al prossimo video.